dopo la prima carrellata siamo in compagnia della dottoressa Maria Pia Sozio, presidente Asmara, che ha avuto l'idea insieme a OMS di organizzare questo meraviglioso convegno, soprattutto molto interessante, sull'invalidità civile. Perché questa idea intanto, dottoressa Maria Pia Sozio? Ma intanto grazie di questa opportunità che mi date. Abbiamo voluto fare proprio un convegno mirato sulle tematiche dell'invalidità civile, proprio perché i pazienti che si riferiscono alla nostra associazione e non solo, ci chiedono informazioni di vario titolo, come cosa fare, come devono comportarsi, magari dicono noi abbiamo questo tipo di patologia, non è riconosciuta, cosa dobbiamo fare, eccetera. Allora, per dare maggiori informazioni abbiamo pensato di fare questo convegno ed invitare persone deputate a dare informazioni utili e serie e veritiere. Tant'è che appunto abbiamo invitato il coordinamento medico-legale dell'INPS nella persona del dottor Migliorini, che appunto, come avete potuto ascoltare, ha esposto, ha fatto una relazione eccellente presentando anche le nuove linee guida. È importante che sappiano i pazienti come comportarsi anche dai medici di famiglia, ed abbiamo visto la relazione del dottor Zanna, medico di famiglia, quante cose, quanti adempimenti deve fare il medico di famiglia per far sì che il paziente presenti la domanda di invalidità, e quanto sia delicata la materia quando poi il paziente va a visita. Spesso, quando si tratta proprio di malattie rare, spesso non ci sono segni molto devastanti magari nel corpo, magari apparentemente una persona sembrerebbe in buona salute, poi magari ha tutti gli organi devastati perché ha una patologia particolare. Faccio l'esempio della patologia di cui noi ci occupiamo maggiormente, che è la sclerosi sistemica o sclerodermia, che è una malattia che quando è proprio sistemica investe proprio tutti gli organi, per cui sono devastati, hanno la mente libera però sono devastati negli organi, per cui tu commissione mi devi andare a valutare queste cose, non devi soltanto guardarlo e dire ma sì, ma questa è truccata, sta bene, quindi sono tanti gli aspetti che vanno considerati. Poi l'aspetto direi importante, fondamentale, quando presenta un'invalidità, una richiesta di invalidità civile, un malato raro, conclamato, che si sa che è raro, che ha quella patologia rara, la commissione secondo me non deve richiamarlo a visita ogni anno perché non serve. Il paziente normalmente peggiora, ma molto poco migliora, per cui quando... Perché sottoporre continuamente questi poveri malati a supplizi di questo genere, o quantomeno a farli spostare dalle proprie abitazioni, ad andare a visi, eccetera? Si sa che c'è quello, o quantomeno chiamate di anno in anno, chiamate magari il centro di riferimento dove è preso in carico, dove si cura, e che vi dicono la situazione attuale, ma non richiamare nuovamente un malato, perché tanto l'invalidità gliel'avete riconosciuta. Certo. Non c'è bisogno che, per quale motivo? È vero che adesso forse con tutti questi scandali che ci sono stati e ci sono ancora di invalidità falsi, eccetera, però c'è malato e malato, ci sono persone e persone, e quando si tratta appunto di malati rari bisogna avere un pochino più di attenzione. Ecco, questo è bello quello che viene fuori. Ovviamente da questa giornata verranno fuori sicuramente dei propositi, no? Dei buoni propositi. Esiste adesso un ministero apposta, magari in grado di recepirli i propositi che usciranno da questo convegno? Sicuramente, noi è una cosa che auspichiamo, chiaramente come dicevamo all'inizio del convegno anche con la dottoressa Benedetti, credo che noi dovremmo scrivere un documento a fine convegno, ora vedremo quando, per proprio comunicare quello che è uscito da questo convegno e come le istituzioni possono aiutarci, perché altrimenti se ci parliamo
tra di noi e non i nostri, come dire, i nostri discorsi, le nostre iniziative rimangono a sé stanti, non ha scopo fare giornate di questo tipo, anche perché, voglio dire, non sono passeggiate, c'è dietro tanto lavoro, eccetera eccetera, ma lo facciamo con quello spirito che ci riconosce da sempre, che è quello di aiutare. Non a caso il nostro motto è aiutaci ad aiutare, quindi questa è la nostra missione, lo facciamo con il cuore, però dobbiamo avere anche, come dire, che la nostra voce poi arrivi dove deve arrivare. Grazie.